Ci troviamo in via Baracca, la strada per intendersi che porta all'aeroporto di Arezzo, per raccontare di una notte movimentata. Che cosa è successo? In pratica, stando a quanto emerge, un gruppo di ladri, sicuramente più di due, hanno chiuso la strada con due furgoni ed un'auto, una Nissan, disseminando poi di chiodi l'asfalto, mettendo fuori uso un lampione e pare anche le telecamere delle aziende confinanti. L'azienda presa di mira, la Oro Catene, che dalla fine degli anni 80 è specializzata in realizzazione appunto di catene, è entrata, dicevamo, nel mirino dei ladri. E qui bisogna capire che cosa sia successo. Pare siano state divelte due grate, i ladri hanno tentato o sono entrati, ma su questo rimane il riservo della Polizia di Stato che conduce le indagini, e poi il colpo è fallito. Sul posto sono arrivate le guardie giurate, dicevamo la Polizia di Stato, pattuglie di altre forze dell'ordine che erano al lavoro nella notte e i vigili del fuoco. I danni sono molti, anche se la strada è stata subito pulita e ripristinata, anche perché dicevamo conduce all'aeroporto, anche a una zona di servizi, ma pare che i ladri siano fuggiti a mani vuote. È il secondo furto che avviene in due notti. La scorsa notte era stata presa di mira la ferramenta di Cecigliano, ma va detto che nella dinamica ricorda il grosso colpo a Pergine Valdarno alla Salp, quando anche in quel caso la strada fu chiusa da quattro mezzi.